tutti, siamo al video numero 13 legato a 31 giorni di Samhain e come avete visto parliamo di Frankenstein. Frankenstein è un personaggio inventato da Mary Shelley nel 1816 e mi raccomando, Frankenstein è il dottore pazzo. Quello che invece tutti chiamano Frankenstein è in realtà il mostro di Frankenstein, ok? Questo lo dico per chi non lo sa. Allora, ovviamente qui di che cosa dobbiamo andare a parlare? Dobbiamo andare a parlare della trama di tutto quel bel romanzo appunto di Mary Shelley. Devo ammettere che sono dovuta andarmi a cercare qual era la trama perché l'ho studiato in letteratura inglese e me lo sono completamente dimenticato. Cioè, mi ricordavo dei pezzi, ma ho dovuto andarmi a fare delle ricerche, quindi ogni tanto guarderò giù per essere sicura di non dire cavolate. Allora, tutto è ambientato nel XVIII secolo. E il romanzo inizia con il capitano Robert Walton, che scrive alla sorella Margaret, dal Polo Nord. Lui è andato a fare una spedizione al Polo Nord e scrive alla sorella Margaret che ha incontrato uno strano personaggio al Polo Nord che dice di chiamarsi il dottor Frankenstein. Dice di essere un dottore svizzero e gli ha raccontato una bizzarra storia. Da qui iniziamo a scoprire che Frankenstein è un medico, un dottore appunto svizzero che ha che vive con la sorella adottiva Elizabeth e la madre. Quando la madre muore, per lui fu uno shock. Quando la madre morì, per lui fu uno shock, tant'è che da lì iniziò la sua ossessione nel voler riportare in vita qualcosa che fosse già morto. Decide appunto di iniziare a studiare come non solo come riportare in vita un essere già morto, ma anche come fare in modo che quest'essere non si possa mai ammalare, non possa essere leso da un virus o un batterio e quindi abbia una salute praticamente perfetta. Si trasferisce quindi in Germania dove va a studiare e per appunto tentare di capire come realizzare questa folle idea e inizia a fare le prime sperimentazioni sui cadaveri. Finalmente riesce a creare un mostro, potremmo dire, o comunque a creare un essere che possa effettivamente rispondere ai canoni che lui desidera appunto creare. Non è esattamente però perfetto, è abbastanza sgraziato, abbastanza brutto, abbastanza rivoltante da vedere, perciò il Frankenstein stesso ha proprio un moto di disgusto verso questo mostro che fugge. Che fugge, era, aspettate, verso questo mostro, virgola, che fugge riferito a Frankenstein. Il mostro, tuttavia, decide di seguirlo. Non è il mostro che vediamo di solito nei film, quindi quello sgraziato un po' tonto, ma è un mostro particolarmente furbo che appunto lo segue in incognito. Frankenstein fugge in Svizzera, torna a casa e scopre che va a consultarsi con il suo amico, no, con suo, con un suo amico. E scopre a un certo punto che suo fratello William è morto. Intuisce che probabilmente è stato il mostro ad uccidere suo fratello, ma ne ha poi la conferma quando il mostro si palesa davanti a Frankenstein e dice: sì, sono stato io a uccidere tuo fratello, tu mi devi fare un favore. Gli chiede praticamente di creare una donna che sia come lui, quindi una donna formata da più parti di cadaveri. E che sia una sorta di resuscitata, un mostro, perché lui possa passare la vita con qualcuno. Se lo farà, in cambio lui promette di non nuocere più a nessuno. Frankenstein non ci pensa due volte, accetta immediatamente, decide di buttarsi a capofitto su questo progetto e si trasferisce in Inghilterra. Mentre sta creando però il mostro, senza sapere che il mostro che aveva già creato lo segue sempre in incognito come una sorta di spia, mentre sta per dare vita a questa donna mostruosa,
Si ferma, si blocca e inizia a pensare alle conseguenze di quello che sta per fare, perché già non aveva pensato prima alle conseguenze, inizia a farlo adesso e immagina che cosa potrebbe succedere se una coppia di mostri formati da più parti di cadaveri dovessero aggirarsi per il mondo. Perciò decide di porre fine immediatamente al suo lavoro, uccide questo mostro prima ancora di dargli vita, lo smembra nuovamente e decide di accantonare il progetto, non sapendo di essere spiato. Il mostro è ovviamente deluso perché Frankenstein gli aveva promesso di creare un mostro come lui. Decide di vendicarsi in maniera veramente molto brutale. Si reca dall'amico di Frankenstein, presso cui appunto il dottore si confidava spesso, di nome Klembal, o Klembal, non so come si dica. E lo uccide. Non solo, fa in modo che Frankenstein sia accusato dell'omicidio e venga sbattuto in galera. Frankenstein viene appunto messo in prigione, ma riesce a cavarsela perché non ci sono prove che sia stato lui ad uccidere il suo amico Klembal. Perciò il mostro decide di attaccare nuovamente perché lui non ha patito abbastanza, mentre segue il dottor Frankenstein in Svizzera e prende di mira la sua sorella adottiva Elizabeth, che muore, che uccide, che il mostro uccide. Quando Frankenstein lo scopre, gli parte un moto di rabbia assurdo, inizia a inseguire il mostro per volersi vendicare e lo segue fino al Polo Nord. Lì si ritrova in un posto desolato, deserto, senza più cibo, messo veramente male a livello di condizioni, incontra il capitano Walton e gli racconta la sua storia. Mentre alla fine del suo racconto lo prende per il bavero della giacca e lo supplica di portare a termine la sua missione, quindi di trovare quel mostro e di ucciderlo. Il capitano Walton vede quindi Frankenstein morire e non sa se credergli o meno, fino a che non arriva il mostro proprio fisicamente alla nave del capitano Walton e dice di essere lui il mostro, di essere lui quello che Frankenstein aveva creato. Il capitano Walton ha subito l'ardire di chiedere al mostro perché abbia fatto tutto quello che ha fatto, perché abbia ucciso così tanta gente, e lui spiega che non è stato perché lui sia cattivo di natura, ma è stato perché le persone gli hanno dimostrato in tutta la sua vita di essere semplicemente di essere vuoti a livello di sentimenti, di averlo sempre denigrato, di averlo sempre deriso, il suo creatore per primo. Di essere scappati davanti a lui senza neanche dargli la possibilità di dimostrarsi un essere comunque intelligente e anche affettivo, e sono invece sempre scappati additandolo appunto come mostro. Perciò lui ha deciso di vendicarsi di quella razza umana che tanto lo aveva deriso nella sua vita. Tuttavia, quando nota appunto che il suo stesso creatore è morto, decide di fare un ultimo atto di coraggio, potremmo dire, e qui viene fuori la vera natura del mostro, ovvero decide di ritirarsi nel polo più estremo, in mezzo appunto al ghiaccio, di darsi fuoco, per fare in modo non solo di morire dal dolore, ma anche fare in modo che nessuno possa mai trovare il suo cadavere, quindi possa prendere ispirazione perché la cosa si ripeta nuovamente. Questa è la storia detta molto molto in breve, molto molto veloce, è una storia molto bella. Mary Shelley prese ispirazione da una leggenda greca, ovvero la leggenda di Prometeo, racchiusa in Metamorfosi di Ovidio, dove Prometeo si mette a creare dei fantocci di esseri umani con la creta. E prende anche ispirazioni da diverse conversazioni fra lei, sua sorellastra che si chiama Claire Clermont e Lord Byron, perché la sua sorellastra era l'amante di Lord Byron e quindi con queste conversazioni a tre è venuto fuori il romanzo appunto Frankenstein di Mary Shelley.
Noi abbiamo visto Frankenstein in 20 miliardi di film, quindi per quello che riguarda le opere d'arte vi porto appunto vari esempi di come è stato rappresentato all'interno dei film. Allora, il primo che vedete viene appunto dal film Frankenstein del 1910, proprio come c'è scritto sulla locandina. Rispecchia abbastanza bene le caratteristiche del mostro della Shelley, quindi un mostro sgraziato, particolarmente brutto, che insomma non è proprio, non sembra essere un essere umano, infatti, è appunto un mostro. Poi, in ordine cronologico, arriviamo al film sempre Frankenstein del 1931, dove abbiamo un Frankenstein molto più simile a quello che conosciamo tutti, è quello, la rappresentazione che in realtà tutti vediamo ad Halloween, quindi la classica vite nel collo, la cicatrice, la fronte fatta così, i capelli fatti così, questo è proprio il Frankenstein che tutti noi conosciamo. Poi arriviamo al film Il terrore di Frankenstein del 1942, dove appunto vediamo in questa scena il dottor Frankenstein che afferra per il braccio il mostro mentre il mostro sta minacciando Elizabeth. E anche qui si riprendono gli stessi canoni, la vite nel collo, la cicatrice sulla fronte, quindi abbiamo ormai assodato come deve essere il Frankenstein che tutti noi conosciamo, il mostro perlomeno. Poi arriviamo al film La maschera di Frankenstein del 1957, dove abbiamo un Frankenstein molto più brutto, se vogliamo, molto più cadaverico, dove appunto vediamo un po' in parte i canoni del 1910, quindi il fatto che sia proprio parti di cadavere, e in parte i canoni classici di Frankenstein, cioè i capelli neri corti, il naso fatto un po' così, la cicatrice sulla fronte è stata proprio allungata al massimo su tutta la fronte, non solo su parti di essa, ed è appunto con quest'occhio vitreo e quant'altro, insomma, è proprio un mostro che riprende sia i canoni del 1910 sia quelli successivi. E infine penso che sia abbastanza famoso il film Frankenstein Junior del 1974, dove appunto abbiamo questa versione di Frankenstein abbastanza famosa, dove appunto qui ci viene proprio spiegato per bene anche in questo film appunto le varie motivazioni, perché poi alla fine del film troviamo Frankenstein che si sacrifica per il dottor Frankenstein che si sacrifica per il mostro, un po' a rovescio. E niente, quindi questo era il video dedicato a Frankenstein e al suo mostro. Io vi lascio un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo video, cioè domani.